Benvenuti a questo nuovo ciclo di Esplorare i confini. Qual è il significato di questa insistenza, vi chiederete voi? Il significato è quello di mostrare proprio come nei momenti più difficili bisogna saper fare affidamento sulla propria creatività e spirito di iniziativa. Questa è stata la nostra scelta. In un momento di crisi, come quello dettato dalla pandemia, rilanciare un discorso più ampio e innovativo. Quindi questa nuova serie vi accompagnerà per tutta la primavera e nei mesi finali di questa crisi sanitaria. Bene, si inizierà parlando del Carnevale di Fano, della sua storia secolare, poi si toccheranno temi come le onde gravitazionali, l'origine della vita nel cosmo, la vita e l'arte di un grande musicista, John Cage, di Nietzsche e di Wagner, di Domenico Modugno, di fake news e della salute di ghiacciai alpini, dell'arte giapponese e del suo influsso sulla pittura europea dell'Ottocento. Vi invito quindi ad ascoltare, a partecipare e, se il discorso portato avanti vi piacerà, a collaborare con il Circolo Bianchini e sulle sue iniziative. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Nietzsche e Wagner, un filosofo e un musicista, in un'amicizia che Nietzsche stesso ha definito stellare in uno dei pensieri della sua opera La Gaia Scienza. Stellare in che senso? Un'amicizia che a un certo punto si è rotta ma ha continuato ad esistere lungo orbite che non sono più terrestri. È un'amicizia da lontano, un'amicizia nel dolore e nel rimpianto, ma che è rimasta forte nel corso di tutta la sua vita. Il tema dell'amicizia e la pratica dell'amicizia per Nietzsche è decisiva. Nietzsche non ha avuto una donna, non ha avuto figli, ha sempre coltivato questo forte sentimento dell'amicizia, ma inteso in che modo? In modo radicale. Cioè, secondo lui, bisogna giustiziare l'amico in nome della verità. Nel senso che una vera e profonda amicizia non deve mai scendere a compromessi, ma deve fronteggiare due destini delle due persone in modo che la vita sia sempre all'altezza della propria opera. Questo è un tratto decisivo sia dell'opera filosofica di Nietzsche sia dell'opera musicale di Wagner. La vita deve essere all'altezza dell'opera. Vita ed opera non possono essere distinte e separate. Ora, bisogna pensare che Wagner considerava Nietzsche, per un certo periodo di anni, dal 1868 fino al 1875 circa, come la persona più importante per lui dopo la moglie Cosima, figlia di Liszt. E Nietzsche riconobbe a tal punto la decisiva influenza di questo musicista in tutta la sua vita di filosofo da arrivare a dire che questo legame è quello che lo ha influenzato maggiormente. Nietzsche stesso, del resto, era musicista. Aveva studiato pianoforte, componeva, compose per esempio una riduzione per piano del Manfred di Byron, già messo in musica da Schumann, e sia Liszt sia Wagner apprezzavano il suo modo di far musica. Quindi in tutta l'opera filosofica di Nietzsche la riflessione sulla musica e ancor di più l'ascolto della musica sono stati decisivi, al punto che Nietzsche definiva se stesso il confutatore di suoni. È un'espressione forte e paradossale. Come si può infatti confutare un suono? Un suono di sua natura è inconfutabile, o almeno lo sembrerebbe, perché in realtà attraverso la musica senza parole, la musica solo strumentale, si trasmettono in ogni caso non solo sensazioni e sentimenti, ma anche valori, idee, significati che sono rintracciabili per un orecchio spirituale molto attento. Per comprendere bene il legame tra Nietzsche e Wagner bisogna fare riferimento a un'opera
di Nietzsche tra le più importanti del periodo decisivo giovanile, cioè La nascita della tragedia, dallo spirito della musica. Siamo nel 1872. Qual era la visione della tragedia greca dominante ai tempi di Nietzsche? Quella neoclassica, improntata per esempio alle idee di Winckelmann, e quindi la grecità antica è ordine, proporzione, equilibrio, misura, armonia. E tutto ciò nessuno lo può negare. E in effetti neanche Nietzsche pretende di negarlo, ma definisce questa componente della civiltà greca antica l'Apollineo, cioè quella espressione che si richiama al dio Apollo. Ma all'interno della cultura greca, della civiltà greca, c'è un altro filone decisivo, altrettanto importante, che egli definisce dionisiaco. Facciamo un esempio riferito alla tragedia greca. Per esempio pensiamo all'Edipo re di Sofocle. Beh, naturalmente nella tragedia greca vengono narrati fatti tremendi. Si parla di incesto, di parricidio, di lotte intestine dove i membri di una famiglia, come nell'Orestea, si uccidono a vicenda. Si parla di conflitti drastici, come nell'Antigone di Sofocle, quando c'è il conflitto mortale tra il cuore della sorella che vuole seppellire il fratello e il divieto del tiranno, il quale vuole imporre le leggi della città. Cioè nella tragedia ci sono conflitti irresolubili e quindi c'è l'elemento dionisiaco, irrazionale, primitivo, informe. Ma qual è la forma della tragedia? La forma della tragedia è ispirata alla misura, all'equilibrio, sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista della rappresentazione. Non c'è mai il delitto sulla scena, non si cerca l'effetto sanguinolento, non si cerca l'eccitazione dell'orrore fisiologico. La forma della tragedia è una forma apollinea. Ecco perché Aristotele, nella Poetica, parla di una catarsi artistica attraverso la paura e la compassione. Ciascuno di noi, assistendo alla tragedia, sente insorgere dentro di sé impulsi irrazionali, violenti, ma attraverso la loro messa in scena tragica, nella forma della bellezza artistica, che è decisiva, c'è una depurazione, c'è una sublimazione di queste pulsioni che covano nel nostro inconscio. Quindi senza il dionisiaco non ci sarebbe neanche l'Apollineo. Sono come il maschile e il femminile. L'Apollino è il maschile, il dionisiaco è il femminile, nella rappresentazione di Nietzsche, che poi è discutibile, senza dubbio è legata al contesto culturale, ma in ogni caso quello che conta adesso rilevare è che si tratta di due potenze intimamente congiunte tra di loro, una delle quali è indispensabile all'altra. Qual è la seconda importante riflessione che dobbiamo fare sulla tragedia greca? L'etimologia della parola pare si possa far risalire all'espressione greca traguode, lode del caprone, cioè lode della capra sacrificale, del caprone ucciso nel sacrificio. E quindi la tragedia affonda le sue radici non solo nella mitologia, ma nella religione pubblica. Quindi, quando andavano ad assistere alla tragedia, e se ne davano tre di tragedie col dramma satiresco, quando 10.000, 15.000 persone, come a Epidauro, andavano a passare ore e ore nella giornata delle rappresentazioni tragiche, non era come quando il pubblico borghese va in teatro più o meno vestito decorosamente, per rilassarsi dalla tensione della giornata lavorativa. Lì era un'esperienza popolare e collettiva, come potrebbe essere oggi in un concerto, naturalmente fatte le dovute differenze, in un incontro sportivo di massa. C'era comunque una partecipazione collettiva molto forte che in qualche modo Nietzsche e Wagner intendono resuscitare. In che senso? Che c'entra questo discorso con l'amicizia stellare di Nietzsche e Wagner? C'entra perché in entrambi i casi quello che loro attraverso la filosofia e la musica vogliono esercitare è un giudizio sulla civiltà contemporanea, cioè sulla civiltà borghese.
quella che Nietzsche chiama cristiano-borghese, e naturalmente la civiltà cristiano-borghese non è la civiltà cristiana, che è ben più pura, alta e decisiva, ma quando il cristianesimo si allea a un certo spirito della borghesia ben pensante, genera quella forma che Nietzsche chiamava il filisteismo, cioè non è più il vero puro cristianesimo, ma è una morale borghese intinta di religione, che non ha nulla a che fare con la vera fede. Quindi il pubblico teatrale borghese che va in teatro non ha nulla a che vedere col pubblico dell'antica tragedia greca. Ecco perché Wagner a Bayreuth, vicino Monaco, in Baviera, dove si costruisce un teatro conforme alla sua visione della musica, tenta di ritrovare l'antico legame con la civiltà greca anche dell'opera musicale. Wagner stesso, del resto, nasce come filologo. All'inizio ha fatto studi filologici, ispirandosi fortemente alla cultura greca. Quindi tutti e due sono convinti che si deve ritornare a una visione dell'arte, della musica in modo particolare, che comporti una trasformazione dell'intera società. È un'utopia, è un sogno, è una coraggiosa ambizione, ma che merita ammirazione, perché bisogna riconoscere il coraggio di vedere ancora l'arte, il pensiero e la musica come dei mezzi per cambiare la società o per cambiare perlomeno la propria esistenza. Ecco perché in quest'opera, La nascita della tragedia, Nietzsche arriva a dire: solo come fenomeni estetici l'esistenza e il mondo sono giustificati. Qui campeggia un po' una visione anche del romanticismo, cioè Dio stesso visto oltre che come l'architetto, l'ingegnere del mondo, come il creatore, anche come il sommo poeta. Cioè la vita stessa è un'opera poetica della divinità che si manifesta nella sua bellezza. Questa bellezza comporta sia il dolore, l'angoscia del dionisiaco, sia l'equilibrio, la calma dell'apollineo. Non c'è bellezza, non c'è armonia senza aver attraversato le tremende e oscure giornate della disperazione, del dolore, della lacerazione. E vediamo a questo punto del discorso come manchi forse un terzo riferimento essenziale per completare questo primo quadro, cioè la filosofia di Arthur Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione, pubblicato per la prima volta nel 1818 ed andato in gran parte al macero, poi di nuovo nel 48 con un esito molto più positivo, anche in conseguenza dell'ondata cupa dopo il fallimento dei moti insurrezionali delle giornate europee del 48. Ora Schopenhauer pone la musica al culmine della ideale graduatoria delle arti. Perché? Perché mentre le altre arti, come la letteratura, la poesia, la pittura, sono comunque legate intensamente alle singole concrete esperienze di vita sensoriale e percettiva, la musica invece slaccia le passioni, i sentimenti, le sensazioni, dalle concrete vicende storiche e biografiche, quasi a costruire un suo sviluppo profondamente spirituale e passionale, che però non è legato al mondo che Schopenhauer chiama fenomenico, cioè il mondo delle apparenze, il mondo dei fenomeni. Ecco allora un po' la costellazione all'interno della quale si attua questa prima profonda amicizia tra Wagner e Nietzsche. Bisogna dire che Nietzsche andava spesso a trovare Wagner e la moglie Cosima in Svizzera, che tra i due ci sono lunghi mesi di conviviale amicizia, che si scambiano un intenso carteggio, che Wagner è quasi innamorato intellettualmente di questo dotto tedesco con gli occhialini, professore di filologia classica a Basilea, una piccola ma
importante università tedesca, e quindi rimane quasi stupefatto anche di come, Nietzsche suonasse il pianoforte, perché a un certo punto Nietzsche si mette a suonare il pianoforte un motivo wagneriano e Wagner dice: è impossibile che un dotto tedesco senta la musica in questo modo. Bisogna pensare che allora in Germania i filologi classici si consideravano depositari del piano di educazione nazionale. Personaggi come Villamovitz e Mellendorf credevano di essere loro le vere autorità degne di educare il popolo tedesco, se non che erano così dotti, così colti, così raffinati che il popolo tedesco in realtà non riusciva in alcun modo, pur venerandoli, a entrare in contatto comunicativo con loro. Ed ecco un altro punto molto interessante di Nietzsche e Wagner. Loro si propongono insieme, soprattutto Nietzsche, di rendere la filologia, cioè l'amore per la civiltà classica greca antica, qualcosa che torni ad essere, non dico popolare, ma perlomeno comunicativo, non riservato solo ai dotti delle accademie, ai filologi notoriamente molto selettivi e poco inclini a ogni forma di entusiasmo. Infatti questo suo libro, La nascita della tragedia, venne stroncato da uno dei più autorevoli filologi tedeschi, il Villamovitz Mellendorf, e da lì nacque una polemica sull'arte tragica, nella quale intervenne anche Wagner, che disse: ma vogliamo rendere questa cultura greca antica qualcosa di popolare in Germania? In che modo? Anche attraverso la musica. Quindi a Bayreuth, in Baviera, si va costruendo un teatro destinato solo alle opere di Wagner, col golfo mistico per l'orchestra che non si vede, senza i palchi borghesi dove sfoggiare toilette, gioielli e sorrisi smaglianti, che pure è bello che ci siano, ma con panche di legno, perché si deve rompere l'architettura dello schema mondano e borghese, per cui si va a teatro in modo da contribuire alla rappresentazione anche attraverso il pubblico raffinato e selettivo che va ad ascoltare e a vedere le opere. Il teatro deve diventare qualcosa di aperto a un pubblico più ampio. Ecco una delle opere di Nietzsche, Richard Wagner a Bayreuth, 1876. Una delle sue considerazioni inattuali. Questo aggettivo inattuale è centrale nel pensiero di Nietzsche. Nietzsche non vuole essere attuale, vuole essere inattuale. Cioè una vera incidenza culturale non si ha andando col surf sulla cresta dell'onda. Per cui quando crediamo di lodare qualcuno o qualcosa diciamo: ah, è attualissimo, male. Se attualissimo vuol dire che fende l'onda al momento ed è qualcosa di effimero, deve essere inattuale. Certo, anche essere inattuali è un'arte, altrimenti si è semplicemente antiquati. Ora vorrei passare la parola in senso simbolico, al maestro Roberto Galletto, che eseguirà una sonata di Wagner. Eine Sonate für das Album von Frau Mathilde Wesendonck, una sonata dall'album dedicato a questa donna, Mathilde, di cui Wagner si innamorò nel 1857. C'è tra i due un bel carteggio con affetti sinceri, lei ricambiò sublimando, e in questa sonata, scelta dal maestro proprio a proposito, ritroviamo diversi temi della poetica di Wagner. Lo stiramento della frase musicale, che è un segnale dello stiramento della passione, fino ad arrivare a quella che egli chiama la unendliche Melodie, cioè la melodia infinita, il colorismo, la mancanza di una costruzione dialettica nell'argomentazione musicale, tutti i temi sui quali vorrei tornare nella seconda puntata di questo mio discorso, per lasciare il campo all'intervento del maestro Roberto Galletto, che eseguirà questa sonata di Wagner. Thank you.
i tratti della musica di Wagner, come si possono così molto semplificando indicare, già presenti nella sonata che avete ascoltato, il colorismo, dicevo, il bisogno dell'oratore musicale di sedurre l'ascoltatore con un virtuosismo magico, la unendliche melodie, cioè una melodia che idealmente va avanti all'infinito come una spirale in cui c'è un avvitamento della passione. E a questo punto vorrei fare una riflessione. Le passioni della vita reale e le passioni in musica. Beh, la musica è in grado non solo di esprimere, interpretare, rappresentare le passioni reali, la malinconia, la gioia, la rabbia, la paura, ma la musica addirittura inventa delle passioni e delle sensazioni, forse più delle sensazioni che non delle passioni, che nella vita reale non esistevano prima che qualche compositore non le inventasse, non le ideasse, ma che hanno una forza e una potenza comunicativa solo nella misura in cui si commisurano alle passioni reali della nostra vita. È ancora una volta Nietzsche a fare questa riflessione nel suo saggio Wagner, Richard Wagner a Bayreuth, quando parla di Beethoven. E in modo particolare parla della Nona Sinfonia. E a proposito della Nona Sinfonia dice che se fino al terzo movimento non ci fosse stata un'angoscia, una disperazione nell'estrema solitudine, mai si sarebbe potuto sprigionare il canto corale del quarto movimento ispirato all'inno all'ode alla gioia di Friedrich Schiller. Ecco un altro esempio in cui il dionisiaco è indispensabile alla manifestazione dell'Apollineo. Il canto, l'inno alla gioia, isolato, diventato anche inno europeo, ma isolato dalla storia drammatica della sinfonia, perde tutta la sua potenza esistenziale ed espressiva che dipende da tutto lo sviluppo argomentativo della passione. Uno potrebbe dire, ma tu mi vai parlando di argomentazioni quando qui c'è musica strumentale? In che senso? La musica, non, quando è solo strumentale, non adotta parole, concetti, idee. In che senso parli di costruzione, di dialettica, di sviluppo? Eppure ci sono opere musicali basate sulla dialettica, tra antagonisti fino ad arrivare ad una catarsi, e opere nelle quali invece questa dialettica non c'è. Esempio, secondo Nietzsche, è il Tristano. Il Tristano di Wagner, in cui c'è proprio questo avvitamento della passione a spirale senza un esito, i cosiddetti leitmotiv, i motivi conduttori, non sono veri e propri motivi di una costruzione musicale, sono scene, sono quasi estasi musicali. Ed ecco un'altra parola, estasi, dal greco ecstasis, che vuol dire distacco, che segnala nell'antica cultura greca un'anomalia. Cioè l'estasi è uno stato psichico anomalo, uno stato divino ma irrazionale, anomalo e pericoloso. E quindi, mentre da giovane Nietzsche esalta le estasi che derivano dalla musica di Wagner, con questa svolta radicale di cui vi parlavo poc'anzi, le estasi diventano qualcosa di colpevole, di immorale. Ma come fai a parlare di morale e immoralità in musica? Puoi farlo. Ci sono musiche morali e ci sono musiche immorali, non per il libretto, non per la trama narrativa del testo, ma proprio intrinsecamente per la musica. E Wagner comincia a diventare per Nietzsche sempre di più il prototipo del musicista immorale, cioè del mago, del seduttore, del venditore, dello spacciatore di oppio musicale, quello che eccita, che cerca di dare estasi e quindi così facendo annebbia, ubriaca, seduce, ma senza che la musica corrisponda a quel significato etico e conoscitivo profondo al quale per Nietzsche essa deve corrispondere. È una svolta drammatica nella vita di Nietzsche. Siamo nel 1876. Nietzsche ha 32 anni, quindi è di una generazione successiva a Wagner, che è nato nel 13. Wagner è un musicista già famoso, già celebrato. In Francia, per esempio, Baudelaire gli dedica appassionati riconoscimenti. In tutta Europa le sue opere vengono sempre più rappresentate. Nietzsche è ancora un giovane dotto di genio tedesco, ma è sconosciuto ai più. E gli compie una decisione risolutiva.
si licenzia dall'insegnamento, ma il magnanimo governo della città di Basilea, della Svizzera tedesca, gli concede una pensione. E dove decide di venire a vivere Nietzsche? Nella città di Fano, dove c'era una piccola comunità con Malvida von Meisenburg, l'autrice delle Memorie di un idealista, che lo invita a Fano e lui all'inizio accetta di venire a passare un anno a Fano, poi però questa comunità si trasferisce a Sorrento, non se ne fa più nulla e va, invece che andare a Fano, va a Sorrento. Però volevo nominare questa lettera dell'11 maggio 1876 in cui Nietzsche si dice favorevole per venire a trascorrere un lungo periodo di tempo in questa nostra, in questa cittadina. Ora comincia il periodo di Nietzsche che è detto periodo medio o illuministico. Sono opere come Umano troppo umano, Aurora, Morgenröte, La Gaia Scienza di Friedrich Wissenschaft. Notate come Nietzsche sia bravo anche come titolista, come inventore di titoli notevoli per le sue opere. Ora, un'altra di queste opere dal titolo efficace è Der Fall Wagner, il caso Wagner. Fall in tedesco vuol dire caso, nel senso giudiziario o clinico, come dire l'affaire Wagner, ma vuol dire anche caduta. Quindi la caduta di Wagner. Quindi gioca anche in questo caso sul titolo. Perché è vero che Nietzsche accusa Wagner di essere un mago, un seduttore, un uomo di teatro, ma è anche vero che lui stesso lo è. Tant'è vero che Michel Foucault ha scritto un saggio significativo proprio sul teatro filosofico di Nietzsche. Cosa vuol dire infatti essere teatrale? Essere teatrale da un verso significa essere finto, essere falso. Quindi noi accusiamo qualcuno di essere teatrale quando invece che esprimere sentimenti sinceri recita la sua parte. Ma il teatro può essere anche il palco della verità. Il teatro può essere il luogo in cui ci si snuda, in cui finalmente si svelano i pregiudizi, le convenzioni della società e si dice la verità come sta. Ecco, Nietzsche è teatrale in questo secondo significato, il suo è il teatro della verità. Secondo lui invece Wagner è teatrale nel primo significato, cioè a Wagner interessa di più l'effetto, la suggestione, il pubblico che applaude, che non la sostanza di verità della sua opera. È chiaro che qua ci muoviamo su un crinale soggettivo molto pericoloso perché... Cioè, voglio dire, sia chiaro che Nietzsche rimane un ammiratore di Wagner come musicista per tutta la sua vita. Lo riconosceva come un genio, gli avanzava delle obiezioni di carattere morale. Per questo ho detto all'inizio che tipo di amicizia c'era tra i due. Bisogna giustiziare il proprio amico. Non so quante amicizie reggerebbero a un comportamento del genere. Cioè, se uno si mette a dire all'amico, a cantare all'amico tutta la verità come la vede lui in faccia, se questa amicizia potrebbe resistere. Ma Nietzsche era capace solo così di coltivare delle amicizie. Tant'è vero che i due rompono. Wagner ci rimane malissimo, Nietzsche ci rimane ancora peggio. Fatto sta che nelle sue opere Nietzsche comincia a lanciare a Wagner delle frecciate sempre più incisive. Lo vede ormai come l'incantatore, nemico della conoscenza. Ho usato la parola decisiva, conoscenza. Cosa vuol dire conoscere per Nietzsche? Conoscere non vuol dire solamente studiare in modo libresco, dedicarsi ad una conoscenza oggettiva della realtà, ma conoscere vuol dire penetrare così profondamente nella verità delle cose da farsene cambiare. Non è vera quella conoscenza che non ci cambia. Una conoscenza vera, sia essa intellettuale, affettiva, emotiva, sentimentale, è reale se ci cambia. Se non ci cambia, non è reale. Nietzsche scopre Leopardi, si appassiona ai canti di Leopardi e alle operette morali, ragiona sul tema delle illusioni in Leopardi, al quale dedica una delle considerazioni inattuali, cioè utilità e danno della storia per la vita. Paragona Leopardi a Pindaro, in quanto poeta pensatore. Cos'è quindi per lui conoscenza? Cerco di fare un discorso molto sintetico al riguardo. A un certo punto nella storia dell'umanità nascono gli spiriti liberi, gli uomini della conoscenza. Non si sa perché.
Siamo intorno al 1700. Sono uomini come Voltaire, come Rousseau, come Diderot. Questa tendenza a voler cercare la verità a tutti i costi si fa sempre più strada in questi spiriti liberi. Ma questi spiriti liberi, Nietzsche è un aristocratico, si contrappongono sempre a quello che egli chiama il gregge, a coloro che seguono la morale del gregge. Qual è la morale del gregge? Quella basata sulle menzogne collettive. Quali sono le menzogne collettive? Quelle che ci potenziano, ci danno vita, ci danno energia, ci danno il gusto di continuare a vivere. Per esempio, secondo Nietzsche, anche la certezza che ci sia un al di là è una menzogna collettiva, però molto corroborante, indispensabile per darci il gusto della vita. L'idea che ci sia una morale universale per tutti è una menzogna collettiva, ma è indispensabile, perché se no non vivremmo. Quindi, mentre nell'uso corrente mente colui che sa la verità, ma non la dice, nella visione di Nietzsche queste menzogne collettive sono inconsce. Cioè noi non ci rendiamo conto di mentire. Noi non ci rendiamo conto perché? Perché amiamo la vita. Allora la domanda è: qual è il rapporto tra vita e verità? Se noi andiamo a indagare tutti i classici del pensiero antico e gran parte di quelli moderni, vediamo che per loro tra vita e verità c'è una profonda amicizia. Cioè il filosofo è colui che cerca la verità e cercando la verità diventa felice. Quindi più verità sappiamo e più siamo felici. Ma Nietzsche comincia a insinuare il dubbio, dice un momento, e se la verità, quella che noi cerchiamo tanto, non fosse così bella come i filosofi antichi e gran parte dei moderni ce l'hanno rappresentata, ma la verità fosse qualcosa di pericoloso, di rischioso, se non di negativo addirittura? Ecco l'aforisma 125 della Gaia Scienza intitolato Dio è morto. È molto significativo che Nietzsche non dica Dio non esiste, come potrebbe fare un ateo classico, no? Sempre ammesso che si possa essere atei in filosofia. Una filosofia atea è di per sé contraddittoria, si può essere atei nella sfera pratica, ma non nella sfera del pensiero. Comunque Nietzsche non dice Dio non esiste, dice Dio è morto, ma in effetti nella visione cristiana Dio è morto, Cristo è morto, ma è risorto. E allora cosa vuol dire questo aforisma di Nietzsche, Dio è morto? Immagina un uomo folle che si aggira in un mercato con una lanterna dicendo Dio è morto, ma voi non ve ne siete accorti. Cioè, quello che intende dire è che è finita l'epoca in cui la religione intride di sé tutte le forme della vita ed è il culmine della civiltà. È finita, secondo lui sempre, l'epoca in cui il mondo trova la sua piena realizzazione in una visione religiosa della vita. Ma molti non se ne sono ancora accorti e molti credono che sia ancora possibile vivere a quel modo. Invece lui chi? L'uomo folle, come si definisce, se ne è accorto. Questo processo è irreversibile. Allora, ecco, vediamo che in qualche modo Wagner viene visto come un antagonista. Perché? Perché lui vuole continuare a incantare le persone, vuole continuare a far credere alla gente che viviamo ancora in quel mondo in cui la religione è al culmine. Ma che c'entra la religione? Beh, Nietzsche appunta la sua critica soprattutto sul Parsifal, e osservando che secondo lui Wagner si è genuflesso al cristianesimo. Ora, bisogna sapere che Wagner attinge molto le trame delle sue opere dal Medioevo tedesco, per esempio dalla saga dei Nibelunghi, siamo nel XIII secolo, e dal Tristan di Chrétien de Troyes, ma c'è anche un Tristan di Gottfried von Strasbourg, c'è anche un Tristan tedesco, attinge all'Edda, attinge a tutto quel mondo del romanzo cavalleresco che è stato affascinante. E quindi in qualche modo Wagner è nazionalista, perché lui attinge alle fonti medievali della civiltà tedesca. E invece Nietzsche è duramente antinazionalista. Nietzsche critica frontalmente i tedeschi, il nazionalismo tedesco in tutte le sue forme. Wagner è antisemita. Nietzsche è
nettamente filosemita, filo ebraico, e quando si sono restaurati i suoi testi, dopo che la sorella Elisabeth li aveva truccati per esigenze editoriali, si è ripristinato il volto di un Nietzsche che è tutt'altro che antisemita. Della musica di Wagner sono stati fatti degli usi e degli abusi illeciti. Per esempio la Riefenstahl, la regista che propagandava il nazismo, nell'opera Il trionfo della volontà, quando mostra l'aereo con Hitler che atterra a Monaco, fa ascoltare l'ouverture dei maestri cantori di Wagner. Ma in realtà il nazionalismo di Wagner non aveva nulla a che fare poi con quello crudele e disumano come si è manifestato dopo. In ogni caso Nietzsche non condivideva né questa visione nazionalista di Wagner né questa sua volontà di ripristinare un mondo religioso. Era quello cattolico il mondo di Wagner? Beh, a dire la verità, nelle opere di Wagner affiora molto spesso il buddismo. Il buddismo che aveva molto innervato la cultura tedesca all'inizio del 1800. Pensiamo allo stesso Schopenhauer, che infatti si dedica allo studio e alla coltivazione della cultura buddista. E in Wagner c'è un po' un sincretismo religioso, fa un po' un misto di varie religioni, ma non c'era un'intenzione cristiana, spirituale, onesta e profonda. Comunque, fatto sta che Nietzsche vede Wagner un po' come Platone vedeva i tragici e gli epici greci dell'antica Grecia, cioè come una minaccia morale alla civiltà contemporanea. Platone, nella Politeia, diceva che bisogna allontanare gli artisti tragici ed epici dalla città perché corrompono, e così Nietzsche dice che bisogna allontanare Wagner e il suo progetto di Bayreuth perché corrompe. Corrompe ostacolando la ricerca dello spirito libero. La musica, infatti, può diventare pericolosa. Nietzsche racconta la storia di un re danese che uccise alcuni dei suoi cortigiani dopo l'ascolto della musica. Fa pensare alla sonata Kreutzer di Tolstoj, la sonata Kreutzer di Beethoven, che dà il titolo al romanzo breve di Tolstoj, perché incontrandosi in treno due personaggi parlano tra loro, uno dei due confessa che quando un giorno ritorna a casa, ingelosito, e ascolta la moglie e un amico che suonavano insieme la sonata Kreutzer, è preso in preda a un impulso di gelosia così irresistibile che compie un omicidio. La musica è pericolosa perché qual è l'organo dell'udito, l'organo della paura? È l'udito. Fin dall'epoca primordiale è l'udito, cioè la messa in ascolto di suoni che potrebbero segnalare pericoli, l'organo che ci fa paura. E l'uomo della conoscenza non deve aver paura. Ecco allora, in questo mio tentativo di perlomeno tracciare alcuni spunti su questa amicizia stellare, che penso sia giunto il motivo di aprirci all'ascolto di alcuni leader di Wagner che verranno cantati da Anna Caterina Cornacchini. Si tratta di tre leader dedicati sempre a quella Matilde Wesendonck di cui parlavo all'inizio e con la quale stringe un amore, diciamo, come si dice comunemente, platonico. E questi tre leader si intitolano Träume, sogni, Stehe still, resta in silenzio, Der Engel, l'angelo. Quindi ascoltiamo il canto di Anna Caterina Cornacchini per l'esecuzione di questi leader di Wagner che ci danno un'idea concreta, almeno spero, di quello che in parte ho detto. Grazie. Still.
Thank you.
Nietzsche, un filosofo, e Wagner, un musicista, che si incontrano e che collegano la loro esperienza in modo radicale e in certi tratti anche spietato. Ciò conferma che nella musica si può rinvenire un pensiero, anche se in modo acrobatico, e che è connaturato il pensiero alla musica, ma ci indica anche che la filosofia può essere anch'essa una forma artistica, una forma letteraria, che ha una sua metrica, un suo ritmo, una sua forma. Concludiamo così questo incontro tra letteratura e musica, sperando che vi sia stato gradito. Vi ringraziamo per l'ascolto e a nome del Circolo Bianchini vi invito a seguire i prossimi incontri della serie di Esplorare i confini. Grazie.